sono con l'onorevole Edoardo Tocco, conferenza stampa di presentazione di Ateneica, terza edizione. Onorevole, un'iniziativa molto importante, insomma, quali sono le sensazioni ormai a pochissimi giorni dal via? È una, dire che è importante è sottinteso, nel senso che quando si parla di università e sport io credo che sia il binomio ormai da anni imprescindibile, e soprattutto perché a far da protagonista sono i campi del Cuscagliari, Cuscagliari che per me insomma è un po' stare a casa, nel senso che io sono un dirigente del Cus Basket da tanti anni, quindi trovo che sia un'organizzazione bellissima, il fatto che partecipino tanti ragazzi dell'università. Mi auguro che le istituzioni siano non solo questa volta presenti, ma che siano presenti anche nel futuro, perché è importante che questo matrimonio tra sport, sociale e cultura vada sempre più avanti. In questo momento anche socialmente critico, devo essere onesto, io credo che sia d'uopo che tutti quanti noi della classe dirigente, politica regionale e comunale ci mettiamo una mano sulla coscienza e portiamo avanti i loro progetti. Abbiamo parlato di Cus Basket, una stagione storica con quel traguardo dei playoff proprio a caldo dopo quella partita contro Schio. Avevamo chiesto a Marcello Vasapollo, a Stefano Arrica, insomma, se fosse lecito essere ottimisti in vista del futuro. Faccio la stessa domanda a lei. Ma io sono sempre stato ottimista, ho sempre messo del mio assieme a Stefano e Marcello, siamo tutti e tre insieme da diversi anni che conduciamo questa barca, nonostante le grandi mareggiate che ci sono state, soprattutto quest'ultimo anno, che sapete tutti quanti, insomma, il problema è legato alle risorse istituzionali. Io sarei molto rammaricato se dovessi dire qualcosa di pessimistico o negativo per il futuro del Cuscagliari Basket, ma dopo il risultato che abbiamo avuto quest'anno a livello nazionale per la prima volta nei playoff scudetto contro una corazzata come Schio, sapevamo già che non avevamo assolutamente speranze, però è già tanto il risultato da ottenuto e soprattutto il sacrificio di queste ragazze, dei tecnici, dei dirigenti, ma anche nostro, è stato premiato. Com'è la situazione a livello di contributi? Si può già dire qualcosa? Che aria tira? Ci aiuti un po' a capire, anche per sapere cosa dobbiamo aspettarci in vista della nuova stagione? Sì, assolutamente sì. Dunque, noi abbiamo portato con l'ultima leggina tutto quello che riguarda le pezze giustificative. Parlo del CUS come parlo di tante società di fascia A, che verranno rendicontate regolarmente, e quindi a quel punto a breve dovrebbero esserci ovviamente le risorse a disposizione, nel senso fisico del termine, materiale del termine. E in più c'è il piano triennale 2015-2016-2017 che verrà rapposto all'attenzione del comitato sportivo con l'assessorato e quindi con la dirigenza dell'assessorato allo sport, e quindi a quel punto avremo anche la possibilità quasi sicuramente di vedere più chiaro il programma per i prossimi 3 anni per tutte le società che rappresentano a livello nazionale la Sardegna.